Questo programma è offerto da Clinica Veterinaria NSL. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Pronto Vet, il programma in cui ci scaldiamo il cuore con le storie dei nostri amici pet. Vi ricordo che potete seguirci in televisione sul canale 74 di NSL e sul canale 16 di Teleuniverso nella Regione Lazio. Potete vederci, ma anche ascoltarci grazie alla radio IP di NSL Radio TV e alla sua applicazione che potete scaricare gratuitamente su tutti i vostri dispositivi mobili, sia iOS che Android. Da tutte le altre parti d'Italia potete seguirci, oltre che con l'app, anche sul sito nslradiotv.it oppure teleuniverso.it. Vi ricordo che Pronto Vet potete seguirlo anche su Canale Europa TV, al canale 15 della web TV più diffusa d'Italia. Siamo in diretta come ogni martedì a partire dalle 21.10 fino alle 23, mentre saluteremo un pochino prima gli amici di Teleuniverso per lasciare spazio al telegiornale più seguito del Lazio. Le linee telefoniche saranno aperte, come sempre, per tutto il corso della trasmissione, per rispondere alle domande e alle curiosità sui vostri pet, alle quali risponderà un medico veterinario esperto presente qui in studio. Questa sera è tornato a trovarci il dottor Fabio Conti, medico e chirurgo veterinario della Clinica Veterinaria NSL. Buonasera e bentornato a Pronto Vet. Ciao, buonasera. E poi, invece, dopo due turni di stop, è tornata la nostra gatta preferita, sfoggiando un look nuovo e sicuramente fashion come quello dei protagonisti del suo Horoscopet. Bentornata Martina. Ma buonasera, ciao Antonio Versano. Sì, vi ho visto, eravate troppo belli dalla televisione, quindi ho detto no, devo andare a fare la toletta perché ho bisogno di un'aggiustata. E quindi grazie, mi siete mancati tantissimo, ovviamente sono mancati tutti i nostri amici pet, ma anche e soprattutto i nostri telespettatori, a cui oggi faremo un grande regalo, ma dopo ve lo sveleremo molto meglio. Intanto vi ricordo i numeri, li sapete già a memoria, però ve li ricordo: 39 39 300 400 per scrivere e mandare messaggi audio oppure le foto e i video dei vostri amici pet, e poi per telefonare in diretta 06 71 54 31 20, così il dottor Fabio Conti può rispondere subito alle vostre domande. Ovviamente potete interagire con noi ovunque in Italia grazie ad un'app molto importante, l'app di NSL Radio TV. Scarica l'app ufficiale di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Con un solo clic potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. E allora, per soddisfare anche la curiosità dei nostri telespettatori che già ci stanno scrivendo al 39 39 300 400, vediamo insieme di cosa parleremo in questa puntata di Pronto Vet. Torneremo a parlare di levrieri e lo faremo grazie al GACI, che è la prima associazione italiana ad occuparsi del salvataggio e dell'adozione dei levrieri. Ne avremo uno in studio di nome Cara, che è arrivato da pochi giorni nella famiglia di Rita. Conosceremo la loro storia e parleremo dell'importanza di donare una seconda vita a questi cani. Poi vi racconteremo una storia che ci ha toccato nel profondo e che è balzata purtroppo agli onori della cronaca per la crudeltà dell'accaduto. Stiamo parlando dell'uccisione di un pastore tedesco di nome Fiamma, un'uccisione avvenuta a colpi di fucile con il coinvolgimento del suo cucciolo Aaron, che è rimasto gravemente ferito. L'adopter Marianna
ci ha contattato e ci ha chiesto aiuto. Suo marito Goffredo da Priverno ci spiegherà esattamente cosa è successo. Il protagonista dell'angolo delle adozioni in collaborazione con Cucciolissimi ODV sarà Bombolone, che è un derivato bulldog americano di 2 anni che si trova da quasi un anno chiuso nel canile della Muratella, quindi metà della sua vita passata in canile. Ovviamente avremo lo specialista col quale parleremo di alimentazione e dieta casalinga per cani e gatti, e sarà nostra ospite la dottoressa Francesca Gabriele, medico veterinario esperto in nutrizione. Non mancherà l'approfondimento con l'educatore cinofilo Valerio Viola, col quale parleremo del tema della gravidanza isterica nel cane. Questo è quello che a Pronto Vet porteremo noi, ma quello che non può mancare ovviamente è il vostro contributo, i vostri messaggi, le vostre telefonate, ma soprattutto le foto dei vostri pet che ogni settimana compongono la Pet VAR di puntata. Sono affettuosi i nostri telespettatori. Allora, continuate a mandarci le foto o i video 39 39 300 400 oppure anche all'email prontovet@nslradiotv.it. Adesso aprite bene le orecchie pelose e non, perché le repliche di Pronto Vet cambiano programmazione nel palinsesto di NSL. Infatti l'appuntamento con la replica per rivedere questa puntata sarà giovedì alle 18 dopo un'adrenalinica puntata di Doppiavela 21 a bordo delle volanti. L'appuntamento della domenica invece rimane dopo la messa alle 11.10 sul canale 74 di NSL. Replica confermata mercoledì alle 18.05 invece sul canale 16 di Teleuniverso. Mi raccomando, tutte le clip più emozionanti, tutte le puntate di Pronto Vet della passata stagione e di quest'anno potete recuperarle sul canale YouTube di NSL Radio TV e soprattutto anche sulle pagine Facebook e Instagram. Quindi cercateci, dobbiamo crescere e lo facciamo sempre grazie a voi. Pronto Vet, cercateci e mettete mi piace, seguiteci e guardate un po' anche il canale YouTube, quante, ecco, e anche il sito, cioè ragazzi vogliamo ci scordiamo del sito di Pronto Vet dove trovate tutte le puntate di Pronto Vet. Lì c'è Erika in splendida forma, grazie per avermi sostituito e l'ha fatto molto meglio di come faccio io di solito. Ma adesso vi ricordiamo che potete scriverci e lo potete fare anche durante le repliche. Infatti il dottor Fabio Conti è prontissimo per rispondere alle vostre domande che sono arrivate proprio durante la settimana. Dottore, cominciamo subito. Buonasera, vorrei un'informazione. Ho un maltese di 2 anni e per la prima volta, pettinandolo, ho sentito sulla trachea un rigonfiamento e vorrei sapere cosa potrebbe essere e se devo preoccuparmi. Grazie Antonia. Quanto l'età? 2 anni, un maltesino. Ok, allora, lì a livello tracheale ci sono fondamentalmente, a parte appunto la trachea, di solito i linfonodi retromandibolari che possono risultare magari un po' aumentati di volume in caso di infiammazione della trachea. Logicamente il consiglio è quello di fare una visita per verificare che effettivamente sia questo la, diciamo, il problema, un'infiammazione o meno, o se ci sia altro. Semplice visita oppure magari un'ecografia, visita, qualcosa, no, palpazione del medico? Si inizia con una visita e poi eventualmente si fanno indagini più approfondite. Perfetto, grazie mille. Prego. Continuate a scrivere 39 39 300 400 oppure telefonate 06 71 54 31 20 per fare la vostra domanda in diretta qui a Pronto Vet. Con il numero 39 39 300 400 ovviamente potete anche giocare con noi. E attenzione, perché stasera cambia qualcosa, nel senso che come sempre dovete indovinare il verso misterioso. Settimana scorsa non c'è riuscito nessuno, ma era particolarmente difficile, quindi il campione in carica rimane Salvatore. Però intanto cominciamo ad ascoltare il verso misterioso di oggi.
Mia mamma quando non metto a posto la camera. Cioè sempre. Povera donna. Questa casa non è un albergo. No, vabbè. Esatto, una cosa del genere. Dice di no. No, non credo sia questo. Dottore, ha qualche idea, qualche suggestione per i nostri telespettatori? Un volatile. Un volatile, ok, mi sembra generico, ma va bene, partiamo dalle basi. 39 39 300 400, a chi appartiene il verso misterioso di oggi? Eh sì, e c'è una novità, perché questa volta la redazione vi ha messo un bel po' in difficoltà, ma perché chi riuscirà a indovinare, c'è una sorpresa, c'è un regalo speciale messo in palio dalla clinica veterinaria NSL. Scusa Martina, ferma, bravi già. Tutti, sì, già, ok. No, è possibile. Ho capito, ne facciamo un altro. Chi? Voglio il nome. Stavolta vince Filippo, ma per un paio di secondi, perché anche Salvatore, cioè subito, vabbè, bravissimi. Allora, Filippo e Salvatore, voi siete molto bravi, ma non sapete che cosa avete vinto oggi. Sì, perché la clinica veterinaria NSL ha messo a disposizione per tutti coloro che indovinano il verso misterioso, che siete bravissimi, quindi andrà in rovina questa clinica veterinaria NSL, un buono sconto di 15 euro su tutti i servizi della clinica veterinaria, che si trova proprio qui a due passi dai nostri studi, in via Fabrizio Luscino 83, zona A più Claudio, vicino alla metro A Giulio Agricola di Roma, e il buono è utilizzabile fino al 30 giugno del 2022, è cedibile ma non cumulabile con altri buoni, quindi è un piccolo grande aiuto per tutti i pet che hanno bisogno di cure, perché come vi ricordiamo sempre, Pronto Vet e la clinica veterinaria NSL hanno a cuore la salute di tutti gli animali. Bravi Salvatore, bravi Filippo, però continuate, anche gli altri possono indovinare. Assolutamente, continuate a scrivere. Allora io ovviamente voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno anche salutando, quindi ciao Katia che ci saluta e dà il bentornato a Martina. Grazie. Tutte le persone che stanno mandando ovviamente saluti ad Erika, che è qui con noi, a tutto il nostro staff che ogni settimana permette appunto a questo programma di andare avanti. Vi ricordiamo che il buono è cedibile ma non cumulabile, quindi Salvatore al momento e Filippo che hanno già indovinato verranno contattati dalla nostra redazione per capire come fare per ritirare questo buono, ma voi continuate a scrivere perché tutti quelli che indovineranno il verso avranno diritto al buono. Ma non finisce qui, perché le sorprese continuano con un'iniziativa che è firmata dall'Associazione Commercianti Tuscolana, grazie anche a un grande partner che è la Clinica Veterinaria NSL e con il patrocinio del Municipio Roma 7, che sono tutti uniti per illuminare via Tuscolana da Numidio Quadrato a Subaugusta. L'8 dicembre si terrà l'evento di accensione delle luminarie alle ore 18 in punto, con una diretta televisiva sul canale 74 di NSL Radio TV, e i nostri amici pet saranno anche protagonisti dell'evento dello shopping natalizio, perché se farete acquisti nei negozi di via Tuscolana che aderiscono all'iniziativa riceverete anche lì il bono spesa offerto dalla clinica veterinaria NSL. Riaccendiamo tutti insieme la Tuscolana, illuminiamo queste feste dopo il Natale dell'anno scorso che è andato un po' in sordina, e facciamo il miglior regalo possibile ai nostri amici pet, perché la loro salute è ovviamente la nostra felicità, e nella clinica veterinaria NSL potrete trovare i professionisti che cercate per curare i vostri pet con amore, competenza e tecnologie avanzate. Quindi scopriamo adesso qualcosina in più sui servizi della clinica veterinaria NSL guardando insieme questo spot. La clinica veterinaria NSL è un punto di riferimento di eccellenza nella capitale. Abbiamo a cuore la salute del tuo amico animale e grazie a tecnologie all'avanguardia e a professionisti altamente specializzati lo accompagniamo in tutte le fasi della sua vita. Check-up periodici, esami diagnostici, ecografie, vaccinazioni, profilassi, interventi chirurgici e di pronto soccorso. Un laboratorio analisi interno che garantisce risultati in tempo reale. TAC spirale a 16 strati con angiografo, terapia intensiva e degenza. Clinica veterinaria NSL, 365 giorni al tuo fianco. Chiama lo 06 873 73 e digita 4 per ricevere assistenza immediata o per prenotare il tuo appuntamento. Per info visita il sito clinicaveterinarianSL.it. Ecco, e quindi accendiamo la Tuscolana, ed è sempre di quella luce che non vogliamo spegnere mai, quella luce di speranza che parliamo quando ci occupiamo di Torna a Casa Petto. Questa volta lo anticipiamo nella nostra puntata e parliamo di un caso particolare. Recentemente è scomparsa Shelby il 12 novembre, ma ne parliamo bene con chi si sta occupando proprio della sua ricerca. Ed è quindi un piacere riavere con noi al telefono Roberta Sarlo, presidente dell'associazione Ricomincio da Ciro. Ciao Roberta.
Ciao, buonasera cara. Buonasera, ben trovata di nuovo qui a Pronto Vet. Sì. Raccontaci un po' meglio di Shelby. Intanto descriviamolo, è un Labrador, giusto? È un Labrador color miele, una stazza media, femmina sterilizzata. Okay. È scappata, era abituata a vivere all'interno di un consorzio di Borgo Sabotino a Latina, era abituata ad uscire a fare il giretto, a un certo punto è uscita e non è più tornata. Diciamo che la conoscevo tutti lì all'interno del borgo. Ok, quale potrebbe essere la spiegazione per questa sua scomparsa? Credete sia stata presa da qualcuno oppure... Allora, diciamo che ci sono due note a sfavore di questo smarrimento. Shelby in primis aveva un chip non registrato in Italia, un chip spagnolo, e in più il telefono che era presso, cioè diciamo collegato con questo chip, non è più abilitato alla risposta, ha cambiato il telefono il proprietario del cane. Quindi diciamo che se anche Shelby fosse stata accalappiata da uno dei canini di zona tipo Alba Dog, Galilei, Pacifico, la Chiesuola, magari non possono rintracciare il proprietario perché non c'è un tipo di collegamento. Quindi a maggior ragione dobbiamo far spargere la voce, perché è... spargere la voce, sì, diciamo in tutto il Lazio, perché magari il cane si può essere allontanato anche di più camminando verso, certo, Nettuno, anzi, e quindi magari non solo in un canile di zona. È una problematica questa, cioè qualcuno trova un cane per strada, pensa lo trova, sì, appunto a Latina, però abita a Roma, si rivolge, poi porta il cane con sé per salvarlo dalla strada a Roma. Questa è una problematica per voi che invece cercate il cane, sì, in zona. Sì, bravissima, perché diciamo che i proprietari solitamente vanno, poi si rivolgono al canile di zona, mentre tante volte la gente superficialmente, per metterlo in sicurezza, magari lo trova al Circeo passando, poi se lo porta a Roma e va a finire al canile La Muritella. Il proprietario che abita al Circeo non penserà mai che il cane sta lì, e quindi questo io dico sempre: quando trovate un cane fate una procedura, cioè se lo potete mettere in sicurezza per 48 ore voi, bene, altrimenti chiamate il canile di zona, non lo fate mai salire in macchina e portarlo distante da dove l'avete ritrovato, certo, perché si disperdono. Ultimamente infatti noi abbiamo trovato un cane che era di Mondragone, questo ragazzo ci ha contattato, però l'aveva preso sul Garigliano e l'aveva portato a Roma. Poi ci ha contattato e noi tramite una rete di volontari siamo riusciti a riportarlo a casa sua, quindi ecco, diciamo che c'è un po' di ignoranza in materia. No, è importante insomma spiegare bene ciò che si può fare per aiutare, perché poi non è che lo fanno in malafede, anzi, però è per aiutare. No, loro lo fanno per salvarlo, però purtroppo poi il salvataggio non fa ricongiungere il cane al proprietario. Certo, ritorniamo un attimo a Shelby. Ha delle caratteristiche particolari? So che ha qualcosa sul muso, sul musetto. Allora diciamo che ultimamente loro avevano, per fargli compagnia, avevano preso un altro meticetto, un altro trovatello, però con lui litigava spesso, quindi diciamo che questo potrebbe essere anche una causa per il suo allontanamento volontario tra virgolette. E quindi questi graffietti li erano, ma non è che erano graffi profondi, erano dei graffi superficiali, da che logicamente poi il pelo non ricresce, nei cani è più difficile la cicatrizzazione, quindi gli erano rimasti questi graffietti così. Allora, noi confidiamo molto che qualcuno l'abbia trovato in buona fede e magari non è andato a controllare il chip, certo, oppure l'ha controllato ed essendo non collegato a qualcuno qui in Italia ha difficoltà a riconsegnarlo. Quindi spargere la voce è fondamentale. È stata fatta la denuncia ovviamente? Sì, sì, è stata fatta la denuncia dai carabinieri, perché logicamente i proprietari si sono tutelati, l'hanno cercato dappertutto, però oramai sono 15 giorni, cioè anche trovarlo tra virgolette morto sarebbe pure una rassegnazione, no? Invece, certo, il fatto che quando questi cani si perdono e non si trovano, è un dolore. Ci si dà pace, esatto, è un dolore enorme. È un dolore costante. Allora, ricordiamo Shelby, un Labrador color miele di 10 anni, scappato il 12 novembre dal consorzio Macchia Grande a Latina, giusto? Borgo Sabotino, Latina Mare, quindi si potrebbe essere diretto anche verso la zona litoranea di Nettuno, Anzio, perché Borgo Sabotino va anche verso quel lato là, quindi diciamo potrebbe aver preso la direzione verso Terracina o verso Nettuno. Ok, se qualcuno dovesse avere informazioni o comunque ha visto per strada, cosa può fare? A chi deve contattare?
può contattare, ricomincio da Ciro direttamente, ci sta sulla pagina Facebook, su Instagram, siamo ovunque, i nostri recapiti telefonici, oppure direttamente voi, mm-hmm. e così no, voi ci mettete in contatto con assolutamente. Loro. Assolutamente, ricordo il numero 340 8571 629 per contattare Ricomincio da Ciro, e ovviamente poi anche noi della redazione di Pronto Vetto, quindi 39 39 300 400. Grazie mille Roberta, grazie, per tutto grazie quello mille, che fate. Grazie mille a voi che siete così sempre sensibili e ci aiutate in questa impresa titanica di ricongiungimento di cani ai padroni. Ce la faremo, insieme ce la faremo. Grazie ancora a Roberta di Ricomincio da Ciro. Grazie. Grazie all'associazione Ricomincio da Ciro. E allora adesso io devo dividermi, perché da una parte devo ricordare a tutti voi che chiunque questa sera indovinerà il verso misterioso avrà diritto ad un bono spesa da 15 euro da poter utilizzare all'interno della clinica veterinaria NSL. Hanno già vinto Salvatore e Filippo, ci ha provato Katia dicendo il gabbiano, no. Marco da Roma Nord, il gallo cedrone, no. Poi invece ci hanno ringraziato per aver fatto vedere il micio che si chiama Bozzolo, ma noi in realtà tutte le settimane pubblichiamo tutte le foto dei vostri pet, quindi quando voi mandate una foto o un video noi poi la settimana successiva lo inseriamo all'interno della Pet VAR. E poi il nostro amico dice provo a giocare, e fai bene, gioca e gioca ancora, perché però la cicogna è la risposta sbagliata, quindi continuiamo a giocare al verso misterioso. Regia, anzi, se ce l'ha io quasi quasi lo farei sentire. Martina, è questa? ti vuol bene tua madre comunque. Sì, salutiamo sì. Antonella che dice buonasera. Antonella, gioca, prova ad indovinare a chi appartiene il verso misterioso di oggi. In palio un buono da 15 euro da spendere all'interno della clinica veterinaria NSL. Poi ovviamente ci sono le domande per il nostro dottor Conti, una subito, una dopo la pubblicità. Cominciamo con questa. Buonasera, mi chiamo Giulia e vorrei chiedere al dottor Conti se è necessario mettere l'antipulci al mio cane che si gratta continuamente. Grazie. Assolutamente sì, e è consigliabile metterlo tutto l'anno, non solamente nella stagione più calda ma anche nei mesi invernali, perché ormai comunque sia la presenza di ectoparassiti, quindi anche di pulci, è, diciamo, c'è tutto l'anno, quindi da gennaio a dicembre. Però il cane si gratta non necessariamente per le pulci, non potrebbe necessariamente anche essere altro. Io parlavo dell'applicazione antiparassitaria, certo. Comunque va applicata tutti i mesi, secondo me. Quindi va applicata tutti i mesi, ma non è detto non che sia quella la causa, ovviamente. Perfetto, grazie mille. Prego. Al dottor Conti, noi ora ci fermiamo per un piccolo break e poi torniamo di nuovo qui sul canale 74 di NSL e sul canale 16 di Teleuniverso con Pronto Vet. Bentornati a Pronto Vetto, siamo sempre in diretta ogni martedì dalle 21.10 in poi sul canale 74 di NSL e sul canale 16 di Teleuniverso. Vi state sbizzarrendo sul verso animale. Vi ricordiamo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, che questa sera, se indovinate il verso dell'animale misterioso, vincete un buono sconto di 15 euro da spendere all'interno della clinica veterinaria NSL. Quindi approfittatene. Regia, lo possiamo riascoltare per chi si è collegato soltanto tanto adesso dopo la pubblicità? È difficile, però c'è qualcuno che ha già indovinato. Eccolo, non è mia mamma che mi chiama, quindi però ecco questa, indovinate, così potete vincere il buono sconto offerto dalla clinica veterinaria NSL. Dottore, c'è una domanda per lei. Allora, volevo chiedere, è vero che la saliva del gatto è quella che provoca allergia e non dipende dal pelo lungo o corto? Sì. Grazie Filippo, è vero, conferma, Filippo sì. È preparato. Sì, e fondamentalmente è il, diciamo, un enzima che si trova all'interno della saliva che può provocare appunto allergia al pelo. Poi noi, venendo in contatto con il pelo del gatto, sviluppiamo questa allergia. Certo, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo avuto il gatto Sphinx, no? Che non ha il pelo. Il pelo, quindi è adatto a persone che magari hanno una problematica allergica. Mm-hmm. Ok, grazie mille. Prego. Dottore, adesso è arrivato il momento della storia del giorno. E torniamo a parlare di levrieri. Dopo aver conosciuto Alessandra e Django qualche puntata fa, aprendo con loro un importante capitolo che è legato al mondo oscuro delle corse e all'attività fondamentale di associazioni come il GACI, che avremo il piacere di ospitare in questa puntata, come vi ho anticipato, e che permette ai levrieri di entrare nel circuito di adozioni salvando a tutti gli effetti le loro vite.
Tra questi levrieri che sono stati salvati c'erano anche Didi e Cara, che sono gli amici a quattro zampe di Rita, che li ha accolti nella sua famiglia e che questa sera è nostra ospite. Benvenuta Rita. Grazie, grazie dell'invito. Allora Rita, tu sei qui con Cara, che è l'ultima arrivata nella tua famiglia, quindi partiamo proprio da lei. Qual è la sua storia? Allora, Cara ha 2 anni e è stata scartata perché non ha istinto, diciamo, predatorio, quindi non ha attitudine alle corse e quindi viene scartata perché a 2 anni questo succede, è l'inizio della carriera eventuale, e se il cane non risponde alle esigenze di chi l'allena viene scartata, e quindi lei è fortunata perché è entrata nel circuito delle adozioni. Rita, è un levriero particolare, cioè il manto è particolare. È che è un tigrato. È bellissima, in inglese lo chiamano brindle. È un brindle, sì, tigrata. Devo dire, 10 giorni che è con me, è un cane tranquillo. Non è particolarmente spaventato, molto curioso perché sente odori probabilmente nuovi, vede persone nuove, animali nuovi, però è tranquilla. Anche con l'altra che ho a casa, che oggi non ho portato, avrei portato l'altra, ma l'altra ha 13 anni e l'ho adottata che ne aveva 9, quindi è stata un'adozione, diciamo, del cuore, quindi fatta nei confronti di un soggetto che aveva un'età molto avanzata, che ha fatto la fattrice, e quindi ho portato lei perché è un po' più giovane, ho pensato che di sera forse era più. Quanti anni ha? 2. Ha 2 anni ed è con te, ci dicevi, solo da 10 giorni, esattamente. È incredibile, cioè, se vedete come è vicino a Rita, soprattutto ci dicevi è un'annusona. Sì, è un'annusona, annusa tutto e tutti perché probabilmente sente odori nuovi, però devo dire molto molto tranquillo, mi sembra di averla da sempre, ecco, già. E si vede, c'è feeling. Infatti c'è sì, no, ma lei è così, è veramente. Allora, ci raccontavi che hai già altri cani, come mai questa scelta di prendere con te Cara? Allora, io 9 anni fa ho adottato il primo Greyhound, Sean. Greyhound, che in inglese? Greyhound, che vuol dire levriero. Okay. Ho adottato Sean. Sean aveva una storia diversa perché Sean aveva 4 anni e mezzo ed aveva appena terminato la carriera, quindi era stato un corridore, un centinaio di gare, quindi parecchie sollecitazioni anche proprio a livello fisico, però era un levriero abbastanza imponente. L'ho adottato, è stato con me 8 anni, purtroppo è mancato l'anno scorso, e nel frattempo avevo anche una meticcia, diciamo, che ha fatto un po' da ispiratrice per tutti, perché è stata li ha un po' guidati tutti. E poi 4 anni fa invece ho adottato Didi, che aveva un'altra storia, fattrice, quindi ha fatto cucciolate, è stata, diciamo, tenuta dalla sua trainer, che sarebbe la sua allenatrice. E poi la trainer è mancata, quindi questo cane si è trovato solo. L'unica soluzione per salvarla era darla in adozione, o comunque trovare un'adozione del cuore, che è stato il mio, il cuore, nel senso che certo. L'ho vista e ho cercato di prenderla e ci sono riuscita. E niente, adesso, passato un po' di tempo, eccomi di nuovo qua, insomma. In realtà io dovrei chiederti come va l'inserimento di Cara, no, ma Cara, da quello che vediamo credo che sì, non sia poi così. Sì, non mi sembra problematica, esatto, no. Invece no. La curiosità a questo punto invece è come ha reagito Didi. Didi ha un carattere molto forte, devo dire. Infatti, avendo fatto le fattrici, vengono anche scelte per il carattere, da una parte, per la linea di sangue dall'altra, e il carattere è anche molto importante. Devo dire che è una buona guida, la tiene a bada, sì, ma senza nessun tipo di violenza o reazione brusca, anzi sono molto affiatate, mi vengono incontro, mi salutano insieme, dormono vicine, non insieme ma vicine. Direi che le ha fatto piacere perché era rimasta sola, e quindi credo che la cosa le abbia fatto piacere. Poi a loro piace la compagnia, soprattutto degli altri levrieri, devo dire. Ecco, torniamo un pochino invece sulla razza. Come mai questa tua passione per i levrieri? Da dove nasce? È nata per caso. 9 anni fa ho visto questi cani in adozione tramite delle conoscenze, e devo dire non sapevo molto di loro. È stato un po' un amore a prima vista, infatti dico sempre il mio unico rimpianto è di non averli conosciuti prima. Sì,
devo dire la verità, magari 20 anni fa, non so, 15 anni fa, invece solo 9, però finché potrò. Allora, che siano belli, sono belli, sia Django l'altra volta, sia Cara questa volta, quindi lo possono vedere anche i nostri amici in televisione. Ma se tu dovessi scegliere una caratteristica per convincere qualcuno ad adottare un levrier? Allora, sono dei cani che si manifestano molto con la famiglia. Mi spiego meglio, magari possono a volte sembrare dei cani un po' altezzosi a chi li vede dall'esterno, invece in famiglia hanno proprio dei comportamenti di affetto e di attaccamento che si manifesta proprio col proprietario, chiamiamolo proprietario, poi è brutto il nome del proprietario, adottante. Adopter. Sì, l'adottante, diciamo. E soprattutto quando arrivano, io per esempio Cara adesso quando mi guarda mi sembra che, cioè, come se l'avessi veramente avuta da sempre. Sembra educata da te, anche per come cerca i tuoi occhi, per come ti sta, esatto, vicino. Esatto, e hanno questo atteggiamento di cane gatto, quasi gatto a volte, no? Sono un po' sornioni, un po' dormiglioni, però poi hanno questi sprazzi di gioia, di corsa, di vivacità. A me piacciono molto come carattere, però chiaramente... Ovviamente. Poi ognuno a te piace. È una sorta di cane gatto, quindi abbiamo una domanda da parte del nostro gatto invece in studio. Sì, è vero. C'è questo simpatica caso del mio cognome, esatto, okay. Gatto. No, sì, Rita, ti volevo chiedere, perché abbiamo visto delle immagini bellissime di questo camion enorme con tutte queste cucce, è il vostro primo incontro. Sì. Hai scelto Cara o come funziona il scegliersi? In realtà il GACI per richiedere un'adozione bisogna collegarsi al loro sito, uh-huh. E lì c'è un form che va compilato dove ci sono varie domande. Tra le tante domande ci sono domande specifiche anche sulla conoscenza, conosci i levrieri, se insomma, un minimo di... E puoi esprimere eventualmente più che una preferenza una caratteristica, cioè una femmina, maschio piuttosto che un maschio, poi ci sono delle domande che appunto ti guidano un po'. Mm-hmm. È chiaro che poi quello che conta è diciamo il match tra, certo, la famiglia che richiede l'adozione e il cane dato in adozione, perché non sono tutti uguali cani, certo. Magari c'è la famiglia con bambini piccoli, c'è la famiglia con persone anziane, c'è la famiglia che ha il giardino, la famiglia che non ha il giardino, cosa che non è necessaria. Però ci sono magari cani più intimiditi, cani più vivaci. L'importante è che appunto il lavoro profondo che fa il GACI è proprio di trovare l'unione tra la famiglia e il cane che cerca la casa, perché certo, quello è l'importante per far funzionare poi tutto il resto. Ed è meraviglioso. Rita, ti chiediamo eccezionalmente di rimanere proprio nello studio con Antonio perché facciamo una carrambata, va bene, perché ci colleghiamo proprio con il GACI. Infatti abbiamo con noi Chiara Ottolini, fondatrice dell'associazione, che introduciamo però come sempre grazie ad una citazione. L'essenziale è invisibile agli occhi, come recita il mio libro preferito, Il Piccolo Principe. Eh sì, perché si vede bene solo con il cuore, quindi andando oltre gli stereotipi e soprattutto andando oltre la crudeltà umana. Ed è proprio quello che il GACI fa attraverso i progetti di recupero e di adozione dei levrieri, che sono effettivamente... al primo impatto cani difficili da comprendere. Dico a primo impatto perché poi Cara è qui a dimostrare il contrario. Sono silenziosi e molto docili, però ancora oggi vengono sfruttati come cani da corsa. Poi quando diventano troppo lenti i levrieri, a quel punto vengono dismessi, quindi per loro purtroppo non esiste un lieto fine. Per fortuna però i volontari del GACI, Greyhound Adopt Center Italy, se ne prendono cura dando loro una nuova vita e la dignità che meritano, così come stiamo vedendo in questa puntata. E ne parliamo ancora meglio con Chiara Ottolini, che è la fondatrice dell'associazione. Benvenuta a Pronto Vet, Chiara. Buonasera, grazie mille. Chiara, come mai hai voluto fondare un'associazione che si occupa nello specifico dei levrieri? Ma guarda, che abbiamo voluto fondarla non è corretto, è che i levrieri proprio ci sono capitati per caso e ce ne siamo follemente innamorate, io ed Elisa Manna, che è la mia amica, collega, socia, insomma, con la quale abbiamo fondato questa associazione già nel 2002. Semplicemente perché li abbiamo conosciuti, ce ne siamo follemente innamorate, abbiamo capito che tipo di carattere avessero e soprattutto abbiamo capito che c'era tanto bisogno che qualcuno parlasse
per questi cani, completamente sconosciuti nel 2002 a quasi tutto il nostro, tutta la nostra nazione. E come fa il GACI a parlare per questi cani? Qual è la vostra mission? Intanto una profonda conoscenza del proprio dell'animale, del cane, che è molto più felino rispetto a canino, è quello che ci ha trasmesso. E la cosa bella è che, essendo anche se siamo partite in due con questo progetto, diciamo, questi cani hanno conquistato menti, cuori e anime, e pian piano siamo diventati sempre di più. L'inizio è stato duro, perché è difficilissimo far adottare un cane che nessuno ha mai visto per le strade, che nessuno ha mai visto al guinzaglio, reputato comunque solo un cane da lavoro e un cane che deve, nel loro paese d'origine, fruttare, quindi portare un guadagno. Qui lo facciamo con tanta passione da 20 anni, con tanto impegno, e soprattutto abbiamo per fortuna un seguito di amici, sostenitori, da adottanti tipo Rita, che sono con noi da tanto tempo e che ci aiutano in tutto, in tantissime cose. Dal parlare di noi, nel senso noi come associazione, quindi dei levrieri, a farci controlli pre e post adozione, che sono importantissimi, e, insomma, a sostenerci, diciamo. E anche simpaticamente a sponsorizzarvi con il merchandising che poi indossano tutte le volte, perché anche Rita oggi è con una maglietta del GACI e Cara ha il guinzaglio del GACI. Quanto sì, è importante. Certo. Invece, quanto è importante per questa razza, per i levrieri, entrare nel circuito delle adozioni? Ah, ma è importantissimo, perché comunque non avrebbero un futuro. Io prima dicevo che per loro non c'è un lieto fine. Magari non è neanche carino raccontare quello che succede poi ai levrieri una volta dismessi dal mondo delle corse. Quanto quindi è importante dargli una seconda vita? Moltissimo, cioè è l'unica possibilità, nel senso che tramite noi non troverete mai appelli strazianti o per impietosire, far adottare. Questa è una scelta che abbiamo fatto 20 anni fa e lo continuiamo a fare. È chiaro che, allora, intanto in 20 anni sono cambiate tante cose, perché prima c'era molto meno rispetto per questi cani e potevano sparire, non si sapeva che fine potessero fare, mentre adesso c'è un occhio molto più attento del mondo animalista, delle associazioni, sulla fine che fanno questi cani nello specifico. E c'è stato un grandissimo lavoro di sensibilizzazione, soprattutto verso chi ce li ha là, li alleva, li cura, li tiene finché non trovano una famiglia per sempre. E allora cerchiamo di sensibilizzare i nostri telespettatori. Ci racconti un po' qual è l'iter di adozione per un levriero, mentre io chiedo alla regia di inquadrare quello che è il vostro volantino, quindi adotta un levriero. Poi tra poco parleremo anche del sito internet. Sì, come diceva Rita prima, inizialmente ci si collega, cioè, ma si deve amare un attimo il tipo di cane, ecco. Ci si collega al sito, si compila il form, si viene contattata da un referente che diventa, durante il colloquio telefonico, insomma, conosce l'adottante, diventa il punto di riferimento. Si fa questa telefonata conoscitiva, considerando che abbiamo già un form compilato e abbiamo tantissime informazioni. Dopodiché, se si capisce che è una famiglia adatta ed è convinta, si manda a casa di questa famiglia il controllo pre-adozione, per avere tante informazioni, insomma, ma un controllo anche per capire le recinzioni, se sono alte abbastanza, se i balconi sono in sicurezza, insomma, per conoscere la famiglia. Dopodiché si trova il cane adatto alla situazione familiare e viceversa, in modo da rendere felici tutti, la famiglia e anche il cane. Perché se uno vuole a tutti i costi un cane bianco, no? Ma tipo il cane bianco ha paura dei bambini e in casa hanno un bambino, non potremmo mai darglielo, perché sennò sbagliamo tutto. Infelice il cane, infelice la famiglia. Se tutto va come deve andare, il controllo va tutto bene, si assegna il cane alla famiglia e dopodiché si comunica la data della consegna, che è a Modena, dove è la nostra sede,
e il giorno della consegna dei cani ogni famiglia viene a ritirare il proprio animale, il proprio levriero assegnato. Facciamo un passettino indietro. I nostri telespettatori ci stanno guardando, si sono innamorati di Cara e stanno pensando di contattarvi anche per prendere loro appunto un levriero. Quali sono le cose che una persona deve sapere per prima di adottare un levriero e soprattutto quali sono i consigli per comprendere al meglio quella che è l'indole di questa razza? La prima cosa che gli direi è che se vedono questo cane e pensano che sia estremamente delicato, se lo possono dimenticare. L'unica questione per la quale sono leggermente più delicati è il caldo e il freddo, perché se vedete l'assenza di grasso gli fa sentire molto di più le temperature alte o basse. Quindi questo è. Vanno trattati esattamente come gli altri cani, con la differenza che quindi le uscite come tutti gli altri cani, l'affetto, le pappe, l'amore come tutti gli altri cani, le passeggiate, con l'unica differenza che ci si deve ricordare che sono cani che hanno una velocità superiore alla media e che sono non si può pensare di liberare dei cani in un parco cittadino non recintato o in zone non sicure, perché quello che diciamo sempre a tutti gli adottanti è che quando un cane vede un qualcosa là in fondo, un cane che gli interessa e pensa di partire per andare a prenderlo, il levriero è già arrivato là. Quindi è verissima questa cosa, certo. Perché se li hai e li conosci lo perdi di vista in un esatto. E poi io credo che la differenza con gli altri cani sia che sono molto felini come cani, hanno proprio gli atteggiamenti dei gatti più che dei cani, un proprio... po' come ci diceva anche Rita. Esatto. Rita, torno un attimo da te, facciamo un gioco. Una tua amica ha deciso di adottare un cane, però non è convinta della razza, cioè vuole prendere un'altra razza che non sia il levriero. Okay. Tu cosa le diresti per convincerla a prendere il levriero? Ok, allora intanto se è una mia amica si fida di me. Ma certo, se la tua amica conosce Cara e Didi e quindi già è innamorata, hai ragione. Però a parte questo, guarda, io a me piacciono tutti i cani, premesso questo, ma io con loro ho trovato un'affinità caratteriale, cioè è un cane che mi si confà e col quale io mi trovo veramente a mio agio, affine. Perché? Perché è un cane tranquillo, è un cane che di norma non è aggressivo. Ecco, io una cosa che ho sempre amato dei miei cani è che io passeggiando con loro al guinzaglio passavo davanti a cani abbaglioni e loro neanche, cioè non li guardavano proprio, andavano oltre. E questa cosa dell'essere un po' diffidenti non mi sembra per niente diffidente. Vabbè, lei è molto curiosa, devo dire, ma è perché secondo me anche il fatto dell'età che la rende così curiosa, però ecco, hanno anche quest'aria, a volte sembrano cani che hanno come se stessero pensando a qualcos'altro, no? Che non presenti, e in realtà no, loro sono cani che non sono assolutamente così, sono intelligenti, ma la loro intelligenza la manifestano quando vogliono loro, non riesci a addestrarli, cioè non sono cani da addestrare, sono cani che hanno una loro intelligenza che poi è secolare, cioè loro esistono da sempre, sono sempre stati così i levrieri, non sono cani manipolati dall'uomo, loro cacciano a vista e quella è stata sempre la loro mission, esatto. Chiara, entriamo un attimo nel vivo di una storia di adozioni che è quella di Duna, che è stata raccolta da alcuni volontari in un orto di campagna. Questa è una storia comunque che per fortuna è a lieto fine, perché poi Duna è stata salvata proprio dal Gaci. Ci puoi raccontare com'è andata e soprattutto qual è la situazione attuale di Duna? Sì, molto volentieri. Duna è arrivata insieme ad altri 19 compagni di viaggio dalla Spagna e aveva, come ti ho detto prima, fatto tutto il percorso di adozione e aveva la sua famiglia assegnata. Purtroppo, nonostante noi cerchiamo di fare tutte le cose al meglio con davvero mille e una accortezza, a 2 giorni dalla consegna, quindi il venerdì mattina, l'adottante ha deciso che la cagnolina non la voleva più. Il problema è che era già partita sul furgone, quindi comunque la cagnolina qui arrivava,
e comunque era salva, nel senso che comunque era qua in Italia. Perciò con la sua storia anche un pochino particolare, perché ha questo problema alla zampetta che poi è una vecchia frattura che non darà estremi problemi nel futuro, abbiamo fatto una richiesta di adozione per lei perché è già in Italia. E sono molto felice di dire che c'è stato comunicato oggi pomeriggio che Duna ha trovato famiglia l'11 di dicembre. Che bello! Che arrivano anche altri 20 galgo dalla Spagna. Anche lei andrà nella sua nuova famiglia. Abbiamo portato fortuna a Duna. La redazione sì. Applaude, cioè entusiasmo anche in regia. Ci fa veramente molto piacere. Aspettavamo, non era tantissimo, però è già quasi un mesetto che era senza famiglia, e quindi siamo molto contenti. E la vostra, il vostro venire qui a Prontovetta questa sera ha portato bene anche a Duna. Allora io ringrazio Rita e Chiara per la sua storia, soprattutto ringrazio Chiara Ottolini, che è la fondatrice del GACI. Vi ricordo che per sostenere l'associazione ed entrare a far parte di questa grande famiglia potete consultare il sito adozionelevrieri.it. Grazie mille Chiara. Grazie a voi. Ciao Chiara. Per tutto, ciao Rita. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Grazie a tutti voi, grazie. Allora, vi state continuando a sbizzarrire, però state sbagliando. Antonella ha provato il cigno selvatico, invece Marco da Roma Nord dice gallo cedrone. Non è il gallo cedrone, Marco e Antonella, ma riprovate, perché oggi potete vincere il buono di 15 euro da spendere all'interno della clinica veterinaria NSL. Quindi approfittatene, riprovate, sarete più fortunati, come diceva qualcuno di più bravo di me. Adesso ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi ritorniamo qui. Che cos'è questo verso? Scopriamolo insieme dopo la pubblicità. Bentornati a Pronto Vet, sempre in diretta ogni martedì sul canale 74 di NSL e sul canale 16 di Teleuniverso. Diventiamo un attimo ancora più seri del solito, perché parliamo di una storia drammatica. Pronto Vet è stato contattato durante la settimana dagli adopter protagonisti di questa storia e ci siamo attivati subito per spargere la voce di Marianna e Goffredo, che stanno affrontando un trauma. Domenica 21 novembre, in una domenica come altre, durante il tipico pranzo, si sono sentiti degli spari proprio nei pressi dell'abitazione di Marianna e Goffredo e del loro figlio. Due colpi di fucile. La vita di Fiamma è stata brutalmente stroncata da questo colpo di fucile, che stava giocando nel giardino vicino alla casa di Goffredo e Marianna, ed è stato colpito anche Aaron, il suo cucciolo di 9 mesi. Fiamma era un pastore tedesco bellissimo di 9 anni, mamma di Aaron di 9 mesi e mamma adottiva anche di 5 cuccioli che stava allattando come se fossero i suoi. La famiglia ovviamente ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e l'hanno trovato purtroppo morta, senza vite, mentre Aaron era immobilizzato da una frattura alla tibia. È una storia drammatica ovviamente, ed è inutile dire quanto rabbia, sconforto e dolore stia provando proprio tutta la famiglia. Rabbia perché nessuno dovrebbe mai permettersi di compiere un atto così crudele. Lo sconforto anche di dover affrontare improvvisamente delle cure molto costose per la salute di Aaron, e il dolore della scomparsa di Fiamma e per il vuoto che ha lasciato nella sua famiglia. Le forze dell'ordine ovviamente stanno facendo le loro indagini e ci auspichiamo che possa essere presto identificato il colpevole di questo efferato crimine. Ovviamente, aspettando che sia fatta giustizia, noi ascoltiamo tutta la storia dall'adopter Goffredo. Ciao Martina, ecco, io mi chiamo Goffredo Calvari e niente, ti volevo raccontare la mia storia brutta di domenica 21 all'ora di pranzo. E noi eravamo tutti qui, mio figlio si trovava qua su questo giardino a raccogliere le olive per terra, poi e oltretutto premetto che i miei cani stavano giocando in quel momento sul giardino qui accanto al mio, e niente, che dire, ho chiamato mio figlio e ho detto dai a papà vieni dentro così pranziamo, niente, siamo entrati tutti dentro la mia abitazione e stavamo pranzando, dopo tutto quel tratto
si sono sentiti dei grossi colpi da sparo di fucile alla parte dietro di casa. Eravamo noi con le finestre aperte, abbiamo sentito due forti botti, uno e poi subito l'altro. Siamo usciti di corsa fuori tutti e tre, io, mia moglie e mio figlio, per vedere che cosa fosse successo, perché ci siamo spaventati, perché erano talmente forti i botti e molto ravvicinati, non lontani. E uscendo fuori ci siamo accorti che i cani qua fuori non c'erano più, né qui da me e né al terreno accanto dove loro erano abituati a stare. E mio figlio e mia moglie intanto si sono cominciati ad avviare a piedi, chiamando sia il cane Aaron che Fiamma. Vedevano che i cani non rispondevano e io, allertato, cosa ho fatto? Ho chiamato subito le forze dell'ordine, perché non riuscivo a trovare i miei cani e non sapevo che fine avessero fatto. Tutto al contatto io dico a mio figlio: fai una cosa, vai nel terreno qua accanto e vai a vedere. Manco a farlo apposta, con le forze dell'ordine presenti, erano appena arrivate, ci siamo accorti che in mezzo a questo giardino qua si vedeva una grossa macchia nera. Mio figlio si avvicina, era il cane Aaron, che però mio figlio lo chiamava davanti anche alle forze dell'ordine, ma il cane ci guardava ma non camminava. Allora mio figlio ha fatto una bella cosa, è sceso giù, è salito dentro quest'altro terreno, è andato a vedere come si è avvicinato, ha cominciato a strillare mio figlio davanti alle forze dell'ordine dicendolo: me lo hanno ferito, me lo hanno ferito. Neanche a farlo apposta, io avevo tutto il cane dalla parte posteriore della stampa tutto pieno di sangue, di cui poi mio figlio purtroppo ha dovuto prenderlo in braccio per poterlo riportare qui da me. E riportandolo qui da me, mio figlio si era un po' però impacattato tutta quanta tutti i vestiti di sangue, e si è andato subito poi a cambiare. Ma l'altro cane, il pastore tedesco Fiamma, femmina, non rispondeva, continuavamo a chiamarla ma non rispondeva. Mio figlio ritorna nel giardino accanto a me, quello dietro, si avvicina alla fine, manco, ecco, dopo 30 metri di distanza da quello che abbiamo trovato Aaron, e Fiamma morta per terra, con un foro di fucile sul lato del cane, in pieno stomaco. Mio figlio ha cominciato a strillare davanti alle forze dell'ordine, lo ha cominciato a prendere in braccio, lo ha portato in braccio, pure con la presenza anche di loro, e giustamente il cane ormai era morto, perché è stato ucciso proprio a sangue freddo, brutalmente. E niente, io dico solo questo, io sono contro la violenza sugli animali, perché gli animali sono i migliori amici dell'uomo, ma purtroppo in certi casi succede anche questo. Succedendo questo, niente, io lo dico, lo dichiaro anche a voi, che io non mi fermerò qui, continuerò la mia battaglia per poter arrivare al colpevole che ha tolto la vita in quel modo al mio cane. E premetto anche un'altra cosa, che se i miei cani, due cani, potessero aver dato fastidio a qualcuno qua intorno a me, non doveva succedere tutto questo. Doveva lui o chiamarmi o magari cercare di rintracciarmi per venirmi a trovare a casa. Se lui mi avesse spiegato il problema qual era, io avrei fatto qualunque cosa per poterlo risolvere, ma non per aver messo in pericolo i miei cani. Questa persona non si è comportata in questo modo civilmente, ma ha pensato bene di farsi giustizia da solo. Io comunque sia continuo nella mia battaglia per poter arrivare al colpevole che ha tolto la vita a Fiamma e che mi ha ferito brutalmente l'altro cane, che adesso ce l'ho io all'interno della mia casa, perché lo stiamo continuando a imbottire di antibiotici per l'infezione per poi poterlo operare. Grazie Martina e ringrazio tutti voi per avermi dato spazio e per poter raccontare la mia storia. Grazie a tutti.
Ecco, grazie a te Goffredo e Marianna per averci scritto, è una storia tremenda, avete visto i cuccioli ai piedi di Goffredo, sono proprio quei cuccioli di appena 2 mesi che stava allattando Fiamma, quindi c'è anche questo dolore da parte dei cuccioli adottivi e soprattutto hanno un bambino Goffredo e Marianna, quindi poteva succedere davvero una tragedia se fosse soltanto nel giardino e fosse passato di là per sbaglio. Assolutamente, speriamo che sia fatta giustizia presto per Fiamma. Katia ci ha scritto, ritorniamo un attimo leggeri, ritorniamo a sorridere grazie al nostro verso misterioso che vi ricordo in questa puntata potete vincere un buono sconto del valore di 15 euro da usufruire, da utilizzare all'interno della clinica veterinaria NSL. Come si fa? Semplicemente indovinando il verso misterioso, ma il verso misterioso è difficile, quindi Katia ci prova e dice è il ghepardo, ci riprova, è il ghepardo? No, non è il ghepardo, Katia, puoi ancora provare. Era più una cicogna che un ghepardo. Sì, dai, esatto. Aiuto, Katia. Lei aveva detto il gabbiano prima. Il gabbiano. Esatto, ascoltiamolo bene, silenzio. Non sento l'acqua del gabbiano. Il ghepardo poi questo, scusami Katia, però come faceva essere? Vabbè, perché partire, scusa, come fa il ghepardo? Cioè adesso non è che fa. Ho capito, ok, certo, d'accordo. Siamo amici io e ghepardi. Io chiedo il supporto di Salvatore e Filippo su come fa il ghepardo, giusto? Sì. Allora, va bene. Adesso torniamo seri, è il momento dell'approfondimento scientifico e questa volta parliamo di alimentazione. Eh sì, perché una corretta alimentazione aiuta il benessere del nostro pet e spesso l'adopter si interroga su come fare per ottenere una dieta bilanciata. Molti messaggi che arrivano al 3939 300 400 riguardano proprio l'alimentazione. A rispondere a tutte le nostre e le vostre curiosità questa sera c'è la dottoressa Francesca Gabriele, medico veterinario esperto in nutrizione clinica del cane e del gatto. Buonasera e benvenuta a Pronto Vet. Buonasera a tutti, grazie. Dottoressa, cominciamo dalle basi. Come si svolge una visita nutrizionale? Sì, allora, una visita nutrizionale in realtà è una visita medico-veterinaria a tutti gli effetti, in cui il medico veterinario si accerta della salute dell'animale e va proprio a stabilire quello che è un indice di massa corporea dell'animale per vedere se l'animale è sovrappeso, sottopeso, normo peso e anche qual è lo sviluppo muscolare dell'animale. Poi chiaramente dipenderà da chi abbiamo di fronte, quindi a seconda delle esigenze del paziente verrà poi stilato un piano alimentare che è proprio personalizzato. Questo perché ovviamente i fabbisogni cambiano, quindi la prima nostra intenzione come medici veterinari è quella di andare a stabilire quello che è il fabbisogno calorico dell'animale, no? E poi potremmo capire quanto cibo e quale cibo, quindi è fondamentale capire chi abbiamo di fronte per riuscire a regolarci sull'alimentazione da prescrivere. Stiamo vedendo una serie di foto e, come prima ricordavo, spesso molti messaggi che arrivano riguardano l'alimentazione e nella fattispecie l'alimentazione casalinga. Perché bisognerebbe scegliere l'alimentazione casalinga? Come dico ai miei clienti, l'alimentazione casalinga è sicuramente un'ottima opzione, no? È un'alimentazione fresca, gustosa, possiamo far contento il nostro animale, il cane e il gatto, dandogli un cibo che sicuramente è molto molto appetibile ed è fatto con ingredienti di prima scelta. Chiaramente sono molto attenta nel dirvi che l'alimentazione casalinga va gestita da un professionista per evitare che ci siano delle carenze, quindi è molto importante che ci sia dietro la mano di un professionista che possa formularla ad hoc e cucirla proprio sul paziente, però è sicuramente un gran regalo che possiamo fare ai nostri animali. Un'alimentazione casalinga può essere scelta anche in caso di presenza di patologie, come per esempio il diabete nel gatto? Sì, ci sono tante patologie che possiamo chiaramente affrontare con l'alimentazione casalinga. Noi andiamo a
gestire i vari piani nutrizionali in base all'animale che abbiamo di fronte e anche al tipo di patologia che dobbiamo trattare. Il diabete chiaramente è una patologia che in sé per sé è una delle chiavi della terapia del diabete, è proprio la nutrizione, l'alimentazione, la dieta. Quindi nel gatto in particolare, in cui il diabete riconosce come concausa anche la presenza del sovrappeso, dell'obesità, l'alimentazione svolge proprio un ruolo chiave, perché noi come veterinari nutrizionisti dobbiamo andare prima di tutto a stabilire un piano nutrizionale che sia commerciale, che sia casalingo, ma che sia finalizzato a far perdere il peso all'animale. Chiaramente l'alimentazione casalinga ci aiuta molto in questo, perché è un'alimentazione che ha buoni volumi, quindi andiamo proprio a ridurre questo senso di fame da parte dell'animale. È un'alimentazione che può essere ricca di carne, e è un carnivoro, è una, sicuramente una nota a nostro favore. In più chiaramente nel diabete dobbiamo andare a modulare quella che è la presenza degli amidi, degli zuccheri, quindi noi possiamo andare proprio a cucire un'alimentazione specifica per questa particolare esigenza, per evitare che ci siano degli eccessivi picchi glicemici, e soprattutto appunto da un animale come un carnivoro che gestisce insomma in maniera non brillantissima gli zuccheri, quindi riusciamo proprio a dare un'alimentazione che è specifica per questo. E questo è quello che accade in presenza di alcune patologie. Invece vorrei approfittare della sua presenza qui per chiederle: nel corso della vita del pet è necessario cambiare l'alimentazione? Esistono delle situazioni, dei momenti particolari in cui appunto bisogna cambiare l'alimentazione del pet, come per esempio durante una gravidanza? Sì, diciamo noi veterinari nutrizionisti andiamo proprio a seguire tutta la vita dell'animale, no? Dall'inizio e durante particolari momenti, come può essere la gravidanza, in cui i fabbisogni calorici aumentano. Cane e gatto si comportano in maniera un po' diversa. Nel cane abbiamo un aumento soprattutto nell'ultima parte della gravidanza, nell'ultimo mese, nel secondo mese, quindi noi dobbiamo andare a garantire una corretta quantità di calorie per evitare di far ingrassare l'animale o per evitare di farle perdere del peso, del suo peso corporeo, della massa magra, e quindi farla arrivare al parto in maniera corretta. E ci dobbiamo proprio occupare durante soprattutto l'ultima parte della gravidanza di aumentare progressivamente la quantità di calorie, cercando anche di dare un cibo che abbia una buona densità energetica, che significa che sia un cibo appunto che abbia una buona energia in un volume non eccessivo, perché dobbiamo pensare alla presenza dell'utero che inizia a crescere in maniera esponenziale e cresce anche proporzionalmente al numero dei feti, e quindi è chiaro che lo spazio a disposizione dell'apparato gastroenterico, quindi di riempimento anche dello stomaco, va a diminuire, e per questo dobbiamo dare un cibo che abbia una buona quantità di energie con dei volumi non eccessivi. Dottoressa, spesso si pensa erroneamente che ciò che è saporito per l'uomo è buono anche per il pet, però poi ci sono anche alcuni cibi che sono effettivamente tossici, uno su tutti per esempio il cioccolato. Quali sono i cibi tossici da evitare soprattutto nei periodi di festa? Allora, il cioccolato l'abbiamo citato, è sicuramente un cibo che ormai è lo spauracchio per eccellenza. Esatto, quindi non ci dilunghiamo su questo. Sicuramente io vorrei porre l'attenzione su uva, uvetta soprattutto, no? Che troviamo in panettoni e altri prodotti in questo periodo, che è tossica, può provocare anche gravi insufficienze renali negli animali. Quindi attenzione a questi alimenti. Frutta secca anche è un alimento che va sicuramente evitato, anche non tenetelo insomma a disposizione soprattutto dei cani, soprattutto di quelli che mandano un po' giù tutto, anche perché la frutta non soltanto
come prodotto, ma può essere pericolosa anche se pensiamo a una noce. Se un cane ingoia una noce intera, chiaramente può diventare anche un corpo estraneo, no? Quindi non soltanto l'attività proprio dell'alimento, ma proprio la sua pericolosità. E poi chiaramente tutti quegli avanzi che non vanno assolutamente dati agli animali, questo insomma non ci dilunghiamo su questo, e vorrei porre l'attenzione su le stelle di Natale, che non sono propriamente un alimento ma che comunque sono tossiche e che in questo periodo possiamo trovarle nelle nostre case, quindi attenzione a cani e gatti che smangiucchiano queste piante. Anche perché per lo più sono basse, quindi a portata di muso. Esatto. Prima di salutarla velocemente, ci può indicare, rivelare una ricetta casalinga facile da fare e soprattutto sana per il nostro pet? Vi posso dare una ricetta di dei biscotti super croccanti, molto molto buoni. Ecco, perfetta. Allora, è una ricetta semplice. Sono dei biscotti alla mela. Basta prendere una mela, frullarla e prendere un uovo con due cucchiai di olio di semi, e una tazza di fiocchi d'avena e due tazze di farina integrale. Mescolando tutto, poi stendendoli ovviamente, dandogli la forma, in forno per un quarto d'ora e vengono dei biscotti molto croccanti e sicuramente appetitosi e sani. Un buon biscottino, per un buon premietto per i nostri pet. Biscottino di Natale alla mela. Esatto. Ringraziamo la dottoressa Francesca Gabriele per l'approfondimento specialistico sulla nutrizione nel cane e nel gatto, e vi ricordo che bisogna sempre rivolgersi ad un professionista veterinario per evitare carenze alimentari e avere una dieta specifica per la condizione clinica e le esigenze di ogni paziente a quattro zampe. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi. Grazie dottoressa, ho preso appunti anch'io perché voglio assaggiare questi biscotti. Che poi questo biscotto in realtà possiamo, esatto, mangiarlo anche noi, cioè fiocchi d'avena, farina, uova, mela. Ottimo. Allora, continuate a giocare con noi, non arrendetevi, vi ricordo c'è un buono sconto di 15 euro in palio offerto dalla clinica veterinaria NSL. Salvatore e Filippo hanno indovinato, quindi non è impossibile, signori, dovete un po' sforzarvi, dai, ci siete quasi. Dottore, velocissimamente è arrivata una domanda per lei, un po' particolare. Tempo fa salvai un gatto in un rifugio, ma ritornando a casa aveva la rogna. Portato dal veterinario, lui me lo ha curato con lo sverminatore per cavalli. Una piccola leccata e il micio è guarito. È possibile tutto ciò? È un po' curioso. Tutto è possibile. Tutto è possibile, sei guarito. Allora, se quello è effettivamente la, diciamo, la causa della guarigione, ci può essere stato un principio attivo che ha aiutato la, appunto, la guarigione. Però magari, che non so, se nella stessa situazione è stato anche applicato un antiparassitario che ha la selamectina, può appunto essere ritrovata all'interno di antiparassitario, quindi delle goccine da mettere sul pelo, può essere stata anche una combinazione di cose o semplicemente l'antiparassitario. Adesso non so che tipo di sostanza abbiano somministrato. No, dice solo sverminatore per cavalli, una piccola leccata, quindi non in grande quantità, anche perché ovviamente il gatto sarà stato piccolino, l'ha salvato in un rifugio, quindi è possibile, è strano, insolito. Il principio attivo però no, non lo specifica ovviamente. Grazie mille dottore. Prego. E adesso invece apriamo l'angolo delle adozioni in collaborazione come ogni settimana con Cucciolissimi ODV. Il protagonista a quattro zampe di oggi si chiama Bombolone, matricola 356/21. Bombolone è un derivato bulldog americano di circa 2 anni. È entrato come randaggio in canile circa 1 anno fa, quindi ha passato metà della sua vita in canile. È sempre felice e giocoso nonostante viva chiuso all'interno di una gabbia. Gli piace il contatto con le persone e l'interazione, è curioso e vivace, e per noi stasera lo presenta Gaia, che si trova al canile della muratella. Allora, ciao a tutti, lui è Bombolone, è un cane di taglia grande, di circa 1 anno e mezzo/2 anni, ed è entrato in canile perché trovato randaggio. E è un cane fantastico, è simpaticissimo, sempre positivo, sempre felice, sempre giocoso, e è veramente tanto tanto buffo.
All'inizio, col verso soprattutto le persone che non conosce, tende ad essere un po' insicuro e un pochino distaccato. E una volta però, insomma, che prende confidenza, diventa un cane fantastico, affettuoso, dolcissimo, ricerca sempre il contatto e gli piace, insomma, farsi maneggiare, farsi coccolare, gli piace tanto giocare ed è un cane estremamente curioso. E è un cucciolone, quindi è pieno di energie, pieno di vivacità e quindi magari, ecco, se troppo sovraeccitato tende a diventare un pochino invadente, un pochino a saltare addosso, però è un cane comunque molto intelligente e molto ricettivo, quindi gli basta veramente una parola che, insomma, capisce e si rimette a posto, insomma, ritorna a fare quello che stava facendo prima. E anche in passeggiata è molto bravo. Tira un pochino, però come prima gli basta poco per essere gestito e è molto molto curioso. Con i cani, sia maschi che femmine, non abbiamo mai fatto delle compatibilità, però comunque lui è sempre tanto curioso e pronto ad andare a interagire, infatti vuole sempre comunque andare a conoscere e non si pone mai in maniera aggressiva o comunque troppo distaccata. E quindi, insomma, in qualsiasi caso verrebbero fatte le compatibilità sia per cani maschi e femmine che per i gatti. E è un cane veramente veramente fantastico, è buonissimo, è proprio una gioia vederlo correre, giocare e cioè trasuda felicità da tutti i pori e ecco, quindi ecco, lui è bombolone. È stupendo, e poi con un nome così, ma come si fa a non volerlo adottare? Allora, per ulteriori informazioni potete contattare Gaia al 338 71 51 447, oppure tramite mail a sabrina.cucciolissimi@gmail.com. ovviamente potete contattare anche noi della redazione di Prontovet al 39 39 300 400, oppure scrivendo a prontovet@nslradiotv.it. ora è il momento della pubblicità, perché finalmente scopriremo qual è il verso misterioso. Bentornati a Pronto Vet, siamo in diretta sul canale 74 di NSL e sul canale 16 di Teleuniverso. Avete ancora pochi minuti per indovinare il verso misterioso di oggi, quindi io chiederei alla regia di riascoltarlo. Ascoltiamolo insieme. Stiamo particolarmente insistendo perché questa sera il verso misterioso vale un buono da 15 euro che potete spendere presso la clinica veterinaria NSL. Tutti coloro che indovineranno il verso misterioso, come hanno già fatto Salvatore e Filippo, verranno poi ricontattati dalla nostra redazione per capire come fare per entrarne in possesso. Vi ricordo anche che a partire dall'8 dicembre la clinica veterinaria NSL è sponsor delle illuminazioni di via Tuscolana, quindi tutte le attività commerciali che aderiranno a questa iniziativa, dopo aver speso ovviamente un tot a scelta del commerciante, riceveranno, le persone che entreranno in queste attività commerciali, un buono da 15 euro che potrete spendere all'interno della clinica veterinaria. Peraltro potete utilizzarlo voi oppure cederlo, quello che non potete fare invece è cumularli, quindi un buono per ogni prestazione sanitaria. Ci riprovano, scrivono: è un pellicano. Non è un pellicano, accidentaccio, ma tra poco risponderemo anche a tutte le vostre domande, quindi per sapere a chi appartiene il verso misterioso dovete rimanere con noi. Adesso invece è arrivato il momento delle stelle, perché è tornata qui in studio la nostra astrologa preferita, e quindi via con l'oroscopetto. Ma buonasera, non posso fare più quella cosa con i capelli perché me li sono tagliati troppi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Oroscopet. La settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre si caratterizza dall'arrivo di un freddo polare artico. Tra possibili nubifragi, nevicate ma anche grandinate, tutti i nostri amici pet entreranno di diritto nel pieno inverno. Ma siccome non stiamo facendo il meteo, passiamo alle stelle. Però mi sembrava giusto fare del giusto, servizio pubblico. Stelle, meteo, giusto. Ecco, allora, questa settimana i nostri amici pet saranno un po' chiusi per colpa delle uova che Ornitorinco depone in Saturno. Non disperate, amici pet, perché come diceva Aristotele, l'uovo è una gallina in potenza, anche se l'uovo è di un ornitorinco. Non la ricordavo esattamente così. Diceva così. Ah, ok. Quindi
quindi riuscirete a trovare una spinta interna per migliorare e finalmente tornare a brillare di luce propria. Il vostro sex appeal toccherà vette insperate grazie ad un'alimentazione sana, un'attività fisica adeguata e 4 gocce di Chanel. Ecco quindi che scopriamo i 3 segni più fashion della settimana. Al primo posto troviamo il cane crestato cinese. Amici del segno cane crestato cinese, ma che coda splendida, ma che manicotti, ma che colbacco! Lo so, avete questo piccolo problemino di identità. Siete talmente raffinati ed eleganti che vi sentite discendenti della famiglia di Nicola II Romanov. In realtà venite da Canton, splendida cittadina in cui tutti i 15 milioni di abitanti hanno un talento innato per il Canton. Questa settimana, no, grazie a Plutone. Grazie a Plutone in Rita Forte, capito? Conti, ma cosa ride? Realizzerete il sogno che avete da quando siete in fasce, ovvero vincere il famoso programma televisivo Pangolino Factor. Grazie alla vostra pelle e ai vostri ciuffi bianchi sarete premiati sia per le vostre ugole sia per il vostro stile, che però, lasciatemi dire, avete clamorosamente copiato ai cugini di campagna. Ecco, anche loro. Voi, non si fa, certo. Non si fa. Passiamo al secondo posto, dove troviamo il gruccione. Amici del segno del gruccione, non c'è niente da dire, la vostra messa in piega regge qualsiasi intemperia e avete uno stile che Lady Gaga scansate. Mercurio in pavone vi renderà affascinanti, ma attenti a non esagerare, perché quella piccola mania che vi è venuta di fare spogliarelli davanti a tutti nei parchi pubblici è non si addice a degli uccelli eleganti come voi. È lungi dall'essere volgari, per carità, perché vi ispirate a quello storico spogliarello di Sofia Loren nel film Ieri, Oggi e Domani, solo che non è sempre facile trovare un Marcello Mastroianni disposto a guardarvi con amore. È più facile trovare uno schizzinoso cannizzaro che vi risponde: ah sì, guarda, no, guarda che ti è caduta la spallina. Ah sì. Quindi, amici del segno del gruccione, vi consiglio meno arie e più sostanza. Siete fashion, sì, ma non siete la Vodafone, non gira tutto intorno a voi. Ecco, al primo, non lo so, ma poi è ingrugnato il gruccione. Vabbè, al primo posto dei segni più fashion della settimana troviamo il levriero afgano. Abbiamo parlato di levriero. Mamma mia, ragazzi, questa è la pubblicità di quello shampoo. Vabbè, amici del segno, quanto siete fighi. L'essere parenti stretti di Barbara Streisand vi aiuta con uno charme. Scusa, una di classe. Chi? Barbara Streisand. Ho fatto i Grammy. Una professionalità simile soltanto a quella di Erika Menghi. Ecco, questa settimana, grazie a Giove in Aldo Coppola, sarete un po' bassi di voce, ma avrete grandi possibilità di vincere il Guinness dei primati per la lunghezza dei capelli. I vostri 35.420 centimetri di capelli sono infatti i più lunghi al mondo e accarezzano i vostri sentimenti come la coperta accarezza Linus, come l'hamburger accarezza il panino, come il mouse accarezza il tappetino. Per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha, come il mouse accarezza il tavolo. Questa settimana siete più fashion del solito grazie a Venere in Pravo, che vi dona una luce bianca quasi spettrale, una aura moscia e una voce molto calda. Avete solo qualche problemino con le persone perché andate in giro a puntare il dito e dire sempre: e tu? E noi? E lei? Fa noi? Oh, e la gente vi risponderà: ma che vuoi? Ma che va? Però cercate di rilassarvi, perché l'essere fashion è davvero impegnativo e avrete bisogno di pensieri stupendi che nascono un po' costruisciando. Wow, grazie regia, grazie a Erika Menghi. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Grazie alla nostra astrologa. L'oroscopetto torna la prossima settimana. Complimenti da parte di Filippo. Martina, io troppo forte, Martina. Antonella ci riprova, dice: il verso è della marmotta. È arrivato il momento di scoprirlo. No, ma Antonella, no, il verso non è della marmotta, quindi ascoltiamolo ancora un'ultima volta. Eh già, qua ci vorrebbe veramente un rullo di tamburi, perché è il verso della gru. Sì, è il canto del gru, della gru, sì, scusami, è tipico, è variegato, questo suono come un o anche semplicemente cru, da cui il nome appunto dell'animale.
Quando si osserva questo uccello durante la fase di migrazione, quindi si può assistere a un vero e proprio concerto. Per dimensione è un po' simile alla cicogna e all'aerone cenerino. La gru però è il simbolo dell'eleganza e come tale si mostra per le sue dimensioni imponenti, per il lucente piumaggio cenerino e per la buffa coda su cui campeggia un ciuffo di piume più scure. Grande volatore dalla postura inconfondibile, lo si può osservare in primavera mentre raggiunge l'Italia. Che meraviglia, Filippo e Salvatore hanno e vinto. Allora facciamo i complimenti a Filippo e Salvatore, ricordiamo che verranno ricontattati dalla redazione per capire come fare per entrare in possesso del buono spesa del valore di 15 euro da poter spendere all'interno della clinica veterinaria NSL. Vi ricordo che i buoni non sono cumulabili ma possono essere ceduti a terzi, quindi bravissimi Salvatore e Filippo. Peccato per il nostro amico che ha detto la cicogna, palo praticamente, eh. C'eravamo andati molto vicini, ma non è una cicogna. Qui la nostra redazione è puntigliosa, quindi ci tiene a che il verso sia indovinato esattamente. Adesso ci regaliamo un momento di dolcezza grazie ai video che sono stati raccolti sempre dalla nostra redazione sui social più famosi. Time to do some sketchy shit. Do-da, do-da. Hope I get away with it. Oh, da do da day. It's like I'm viral with it. Torniamo negli studi di NSL per l'ultima parte di Pronto Vet, che come sempre è dedicata all'angolo dell'educatore. Che nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'aggressività materna di una cagna quando cerca di proteggere i suoi cuccioli, però dei cambiamenti comportamentali e umorali possono avvenire anche quando siamo in presenza di una gravidanza isterica o delle pseudo gravidanze nel cane. Quindi scopriamo qualcosa in più di questa condizione grazie al nostro educatore Valerio Biola. Buonasera. Buonasera, bentornati. Allora, da quali segnali possiamo capire che il nostro cane sta avendo quindi una gravidanza isterica? Sì, ci sono una serie di segnali che possono durare anche per mesi e infatti inizialmente tendiamo sempre a sottovalutare questi segnali, che poi nel tempo hanno un'escalation e diventeranno sempre più forti, si andranno a modificare fino ad arrivare poi al risultato finale, ovvero il cane inizia a produrre un siero che non è latte. E spesso si arriva troppo tardi appunto a capire che potrebbe avere una mastite e quindi iniziare una cura proprio farmacologica. I segnali solitamente sono tutti quei segnali che rimandano inizialmente alla preparazione della tana, alla preparazione del parto. Quindi spesso tendono a scavare sotto i letti, negli armadi o gli angoli della casa. Cioè in quei posti in cui il cane crede e sente di poter effettuare il parto in maniera sicura, in un posto tranquillo, quindi dove anche poi i cuccioli staranno al sicuro. E inizialmente, ripeto, i segnali più forti sono quello di vedere il cane che scava da qualche parte della casa, fino poi a completare questa fase portandoci proprio un oggetto in particolare. Ok, quindi è una condizione più psicologica che medica. Da dove deriva? Diciamo che parte da questa idea sbagliata che si crea il cane, e ci sono degli atteggiamenti che possono stimolare questi comportamenti, e inizialmente già da cuccioli vediamo che il cane comunque ha una propensione sulla possessività, a portare degli oggetti in tana.
a volte alimentare troppo questi comportamenti, soprattutto in una femmina, può far sì che poi a lungo andare appunto il cane crei un'idea e si aumenti ancora di più la sua possessività e la sua protettività, soprattutto poi verso magari un oggetto in particolare, come spesso succede con i peluche, che magari vengono utilizzati per far compagnia al cane, ma in realtà quello che succede poi gli darà un valore completamente sbagliato. Ecco, e a proposito di questo peluche o di un pupazzo, come possiamo poi toglierglielo però senza creare un trauma da distacco? Esatto, va fatto sicuramente sempre in assenza della cagna, quindi la cagna non può e non deve vedere che quell'oggetto viene preso e nascosto da qualche parte, quindi in assenza totale, e non lo deve poter sentire, non lo deve poter vedere e soprattutto non lo deve poter prendere. Poi tenere anche la mente del cane impegnata e occupata, quindi facendo delle attività, perché ripeto, questo potrebbe solo che alimentare ancora di più quell'istinto materno della cagna. Ok, e abbiamo imparato quindi quanto gli ormoni influiscano effettivamente sul comportamento del cane. In presenza di una pseudogravidanza, quali manifestazioni comportamentali avrà la cagna? Può diventare sicuramente più possessiva e protettiva. E, per mia esperienza è successo anche che magari all'interno di un gruppo, di un branco misto, quindi della famiglia, dove la situazione fosse chiara al cane, in quei momenti manifestare degli atteggiamenti un po' più aggressivi verso alcuni elementi del branco misto e permettere magari soltanto a un soggetto della famiglia di potersi avvicinare, ovvero quel soggetto per cui veramente ha la massima e completa totale fiducia. Perché spesso può succedere anche con le cucciolate vere e proprie, dove il cane si sente soltanto sicuro in presenza di uno degli adopter. Certo. E come possiamo gestire e soprattutto come possiamo prevenire tutto questo? Beh, a partire sempre da un buon percorso educativo, quindi tenendo la mente del cane impegnata, educandolo e già facendo attenzione a quegli atteggiamenti iniziali, quindi controllando soprattutto la possessività e la protettività del cane. C'è un'azione particolare, quella proprio del riportare gli oggetti in tana, del nasconderli, ma soprattutto, ripeto, la fase più importante è quella per la cagna della preparazione del parto. Da lì nasce tutto, perché se la cagna di base non si sente sicura, sicuramente non metterà in atto determinati comportamenti finché non trova l'ambiente per lei più idoneo. Ok, vorrei fare una domanda anche al dottor Fabio Conti. La sterilizzazione può essere la soluzione medica a questo problema che poi sì, diventa comportamentale? Sì, assolutamente sì, perché comunque facendo l'intervento di sterilizzazione logicamente la cagna non va più incontro al ciclo estrale che poi diciamo è la stimolazione del è quello che dà la stimolazione del tessuto mammario, quindi diciamo togliendo le ovaie in questo caso si fa togliere anche quella che poi è una patologia come la gravidanza esterica. E invece Valerio, ti è capitato nella tua esperienza invece di trovare questo problema anche in cagne sterilizzate? Sì, e solitamente sempre in quei cani che però già in passato avevano avuto delle gravidanze esteriche. E tralasciando un po' e trascurando la situazione, anche a me insomma è capitato di rimanere sbalordito e spesso la pratica diciamo distrugge un po' gli schemi teorici. Sì, certo. E i cani spesso ce lo dimostrano. Certo. Un'altra domanda al veterinario. Prima abbiamo parlato di Fiamma, che purtroppo è il pastore tedesco che è stato ucciso, e ho detto che aveva dei cuccioli adottivi perché stava allattando i cuccioli. Un cane, nel caso stia vivendo una gravidanza isterica, può comunque ricoprire il ruolo di madre per cuccioli di altri cani? Sì, nel senso che comunque sia per loro sono è come una vera e propria gravidanza, nel senso sia l'umore, diciamo, il cercare di fare una cuccia, portare dei peluche all'interno della stessa, quindi loro cercano appunto di ricreare quello che è poi una gravidanza vera e propria, quindi se la produzione del latte è notevole potrebbe essere una soluzione, questo sì. Ok, va bene, grazie mille, grazie. Prego. Valerio. Grazie a voi. Abbiamo una domanda per il dottor Conti, domanda lunga,
Quindi, insomma, buonasera, scrivo qui in attesa di poter portare il cane dal mio veterinario, provando a smorzare un pochino l'ansia. Il mio cane è un meticcio di taglia piccola. Da circa 10 giorni ha sviluppato un rigonfiamento sul collo tra la mandibola e l'orecchio. Il rigonfiamento non è particolarmente duro, è mobile e doloroso al tatto. Il cane mangia e beve come sempre, è attivo e gioca volentieri. A parte il rigonfiamento, non ha sintomi apprezzabili di sorta, però sono piuttosto preoccupato, fermo restando che questo venerdì vedrò il veterinario. Sulla base di quanto da me descritto, è possibile essere rassicurati sul fatto che non si tratti di qualcosa di grave? Vi ringrazio molto per la risposta e per la disponibilità. Allora, logicamente è sempre complesso, anche non vedendo la lesione, però il fatto che ha detto che comunque ha dolore il cane, il fatto che abbia dolore potrebbe essere una cosa positiva, nel senso di solito neoformazioni che danno dolore sono gli ascessi, quindi magari si è fatto male giocando con un altro cane o con un gatto oppure magari con un corpo estraneo. L'ascesso dà un rigonfiamento, quindi all'interno c'è il pus e provoca dolore, a differenza magari di neoformazioni, quindi parliamo anche di tumori cutanei, che la maggior parte delle volte crescono senza dar fastidio finché non si ulcerano. Grazie mille dottore, grazie mille ancora una volta a Valerio. Vi ricordo che potete continuare a scriverci anche durante le repliche, perché poi la redazione raccoglie le vostre domande e noi le faremo al dottore il martedì sera in diretta a partire dalle 21:10. Ma vi ricordo che a partire da questa settimana le repliche di Pronto Vet sul canale 74 di NSL cambiano leggermente, perché potrete rivedere questa puntata giovedì alle 18 e poi come sempre la domenica alle 11:10 dopo la diretta della messa dalla parrocchia di San Policarpo, mentre invece su Teleuniverso la replica sarà poi il mercoledì alle 18:05. A proposito di grandi eventi e di il momento del ricordo, vi ricordo anche che l'iniziativa firmata dall'Associazione Commercianti Tuscolana, grazie a un grande partner che è la Clinica Veterinaria NSL e con il patrocinio del Municipio Roma 7, tutti uniti per illuminare via Tuscolana da Numidio Quadrato a Subaugusta. Quindi l'8 dicembre si terrà l'evento di accensione delle luminarie alle ore 18 in punto, con una diretta televisiva sul canale 74 di NSL Radio TV. I nostri pet saranno protagonisti di tutto l'evento, soprattutto per quello che riguarda i negozi, quindi lo shopping natalizio, perché se farete acquisti nei negozi di via Tuscolana che aderiscono all'iniziativa riceverete un bono spesa offerto dalla Clinica Veterinaria NSL, che vi ricordo è cedibile a terzi ma non è cumulabile, quindi ogni prestazione sanitaria presso la Clinica Veterinaria un bono. Se non avete pet potete regalare il vostro bono. Oltretutto questa sera abbiamo messo in palio 2 buoni con il verso misterioso che hanno vinto Salvatore e Filippo, che verranno ricontattati dalla nostra redazione. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata di Pronto Vet, ma non possiamo terminare senza il video della buonanotte. Domanda dell'ultimissimo minuto, è arrivata adesso, l'avevo già ringraziata, però a questo punto gliela faccio. Salve, ho notato che nelle urine della mia gatta di 4 anni, sterilizzata a settembre, c'è del sangue. La gatta quando urina non si lamenta e sembra anche molto tranquilla, mangia, beve e gioca. Cosa può essere? Ovviamente la porterò dal veterinario appena possibile. Allora, può essere da una cosa abbastanza banale, quale una cistite, come succede a noi quando possiamo avere cistite, possiamo avere appunto sangue nelle urine, e ha problematiche un po' più serie, delle alte vie urinarie, anche, quindi anche a livello renale, dai calcoli e neoplasie. Quindi sicuramente visita dal collega è il primo step, che poi sicuramente farà accertamenti ulteriori.
Perfetto, grazie mille ancora una volta. Prima di salutarci vi voglio ricordare quelle che sono state le due storie di oggi, quella di Shelby, Labrador color miele di 10 anni, scappato sabato 12 novembre dal consorzio Macchia Grande 35 a Latina, segni particolari, piccole cicatrici sul muso, è dotata di microchip ma il cellulare collegato alla scheda anagrafica non è più attivo. In caso di avvistamenti o segnalazioni potete contattare Denise al 327-3053-937 oppure Roberta Sarlo di Ricomincio da Ciro al numero 340-8571-629. Poi ovviamente noi di Pronto Vet al 3939-300-400. Inoltre ci siamo occupati anche dell'adozione di Bombolone, che è un derivato bulldog americano di circa 2 anni, che è entrato come randaggio in canile quasi un anno fa, che ha voglia di libertà, è curioso e vivace. Se volete informazioni sulla sua adozione scrivete a Gaia al 338-7151-447 oppure una mail a sabrina.cucciolissimi@gmail.com. A questo punto è davvero finita questa puntata di Pronto Vet, quindi a me non resta che ringraziare tutti voi che siete rimasti collegati fino all'ultimo, il dottor Fabio Conti, Valerio Viola dall'altra parte dello schermo, Giorgio Modeo alla regia audio, Luca Celia alla regia video, Erika Menghi alla produzione e soprattutto Martina Gatto. Ma soprattutto Antonio Versano, mi mancava dirlo. Ecco, l'appuntamento con tutti voi invece è per martedì prossimo a partire dalle 21.10, sempre sul canale 74 di NSL. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Clinica Veterinaria NSL.